L'ospite, lui è Michele Tomaselli, rappresenta Patrie Furlane. Ben ritrovato. Allora, il vostro movimento, cioè Patrie Furlane, come si distingue all'interno del panorama autonomista regionale? Beh, se noi fotografassimo quello che è il panorama autonomistico regionale attuale, ci accorgeremmo della presenza di numerosi movimenti e associazioni di diversa entità con i propri obiettivi e i propri scopi, naturalmente, fortunatamente, naturalmente. E poi c'è Patrie Furlane che per alcuni elementi oggettivi si può ben dire che assume un ruolo importante all'interno di questo panorama. Un paio di elementi velocemente. Il primo è sicuramente il fatto che, ricordo, Patrie Furlane è stato fondato un anno e mezzo fa. Nonostante ciò, annovera tra le sue file quello che è, diciamo, l'autonomista con la carica più alta a livello istituzionale, che è Federico Simeoni, ricordo che è consigliere provinciale a Udine, capogruppo della minoranza, per non dimenticare i numerosi consiglieri, comunali, nonché un vice sindaco, ricordo un anno e mezzo, insomma, dalla fondazione. L'altro elemento sicuramente fondamentale è il lavoro che Patrie Furlane sta svolgendo, che ha svolto sia per arrivare a questi risultati, diciamo, elettorali, ma anche che svolgerà per presentarsi al meglio alle prossime elezioni regionali. L'approccio con le persone, la divulgazione delle nostre idee attraverso la televisione, attraverso la carta stampata, l'allacciare i rapporti con istituzioni pubbliche e private, naturalmente, è una cosa molto Che importante. impressione avete, Tomasella, quando vi interfacciate proprio con le persone? Diciamo così, al primo acchito, che sensazione avete? Un grande riscontro perché le persone, diciamo così, hanno voglia di dare fiducia a quello che è un movimento autonomista serio, mi permetto di dire. E abbiamo avuto ottimi riscontri, naturalmente ne gradiremo ancora di più. È per questo che invito ancora una volta a visitare quello che è il nostro sito patriefurlane.org. Chi condivide le nostre idee è benvenuto. Bene, grazie come Grazie. sempre a Michele Tomasella, Patrie Furlane.